Buonasera, grazie per l'invito gradito che ho ricevuto e davvero ho ascoltato con grande interesse la presentazione di queste vostre iniziative, questa modalità anche di gestione con cui utilizzate, come ci ha ben spiegato, non mi ricordo il nome, questi soldi pubblici per l'appunto. E quindi intanto vorrei fare i complimenti. Devo dire, tra l'altro, è una modalità non molto usuale, lo dico in generale, che riguarda a volte anche le istituzioni, ahimè, ma anche altri soggetti del privato sociale. Non c'è questa abitudine di rendicontare così puntualmente e anche così precisamente le cose che si fanno appunto utilizzando soldi pubblici. Quindi complimenti e credo anche giusto sottolineare che in momenti così difficili come quelli che si sta attraversando sia molto importante gestire progetti che guardano alla solidarietà, comunque ai bisogni di tanta parte di popolazione italiana e non italiana che in momenti di crisi appunto e di difficoltà necessitano sempre più di interventi mirati e finalizzati. È vero. Lo Stato per una serie di circostanze spesso si va ritirando, ci sono meno soldi. Io non so in generale se questo sia proprio giusto. Io auspico sempre che la parte pubblica sia in grado di poter svolgere fino in fondo la sua missione, che è quella appunto di governare al meglio una comunità che è fatta di tante esigenze e di tante specificità. È auspicabile che questo avvenga costruendo modalità di collaborazione con chi sul territorio spende il proprio tempo e le risorse che ha a disposizione per sostenere progetti utili a migliorare le condizioni di vita di tanta gente. Quindi io vorrei ringraziarvi anche per questo impegno, per quello che fate e proprio per come lo fate. E la provincia di Firenze, che peraltro sta esaurendo esattamente nei prossimi giorni, al pari delle altre province, la propria esperienza e la propria funzione sul territorio gestisce, diciamo, nel suo piccolo una sorta, tra virgolette, ovviamente, di 8 per 1000 e vorrei citare, perché mi sembra interessante anche dato il momento che attraversiamo, l'ultimo intervento che abbiamo gestito fuori dall'Italia. E anche noi ci siamo tirati qualche critica, per la verità. Però abbiamo aperto, devo proprio così, abbiamo costruito e aperto insieme alla Regione Toscana, ad onor del vero, una maternità nella regione di Dakar, in Senegal. Perché c'è, io credo, un'implicazione forte a quelle mamme, a quelle famiglie, a quei bambini, dobbiamo concedergli il diritto di nascere. Cosa che oggi, per una serie di circostanze, non tutti a quelle latitudini hanno. Abbiamo speso dei soldi pubblici, nemmeno tanti per la verità, perché poi con 180.000 euro a quelle latitudini si fanno cose importanti. E io credo che questo debba essere una frontiera che teniamo viva tutti insieme, ognuno facendo naturalmente la propria parte e ognuno facendolo dalla propria postazione. Quindi è auspicabile che in futuro la città metropolitana, mi associo alle parole dell'assessore Funaro, possa collaborare e condividere alcuni progetti. Un'ultima considerazione finale, che è questa, ma la voglio fare perché la sento, che è molto semplice. In questi giorni ognuno di noi ha letto i giornali, ha acceso la televisione, ha guardato telegiornali e si è visti che è accaduto a Roma. E io un po' mi sono vergognato, forse per la prima volta, perché quella storia è proprio brutta. L'Italia, ahimè, ci ha, come dire, abituato ad altre storie, ma quella è particolarmente brutta. Allora io credo che l'idea della trasparenza, della rendicontazione, della responsabilità, di fare il proprio dovere, di farlo con sobrietà, con senso, diciamo, se posso dirlo, dello Stato e della comunità, sono tutte parole che fuori da ogni retorica bisogna che ricomincino a conquistare il campo e riconquisteranno il campo se ognuno di noi ci metterà del proprio. Ecco, io anche per questo sono qui, perché avete fatto una cosa
che va esattamente in questa direzione. Quindi vi sono grato per tutto il resto, ma anche per questo piccolo segnale politico, posso dirlo, sì, senz'altro, non in senso di parte, in senso civico. C'è bisogno di questo, da amministratore pubblico che un po' si vergogna quando vede colleghi che fanno, posso dirlo, un po' di schifo, come quello che è accaduto in questi giorni a Roma. Grazie.